1.648 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 90.000 i tamponi, in Sicilia 163 i nuovi casi e un decesso. Sul fronte scuola, in relazione all'emergenza Covid-19, attraverso una circolare dell'assessore regionale all'istruzione, Roberto La Galla, è stata fatta chiarezza in merito alle mascherine. All'interno dell'aula va indossata solo se in movimento e si potranno usare anche quelle di stoffa. Vandali all'ex quarto circolo didattico di Viale Kennedy, che ha agito ha dato fuoco all'interno dell'immobile, per fortuna senza gravi conseguenze. Dopo l'interrogazione presentata all'ARS dal Movimento 5 Stelle sull'ESA di Paternò, torna a parlare Sante Chinnici, ex presidente dell'Associazione San Biagio, in prima linea per il recupero della zona. È fondamentale che quest'area diventi pubblica e usufruibile da tutta la popolazione. Monumenti in musica a Paternò lo scorso fine settimana presso il castello. Foto, incisioni, strumenti musicali per un evento dal sapore tutto medievale, molti i visitatori. Vanno verso il rinvio a giudizio i consiglieri comunali adraniti Federico Floresta e Maria Grazia Ingrassia per la presunta compravendita di voti alle amministrative del 2018. Oggi si è svolta l'udienza preliminare, domani sarà reso noto il provvedimento. Un edificio abusivo è stato demolito questa mattina in Contrada Pecorelle ad Adrano su ordine della Procura Distrettuale di Catania a seguito di una sentenza di condanna irrevocabile emessa nel 1997. Colto da malore il proprietario dell'immobile, trasportato con l'ambulanza in ospedale. Domenica scorsa, sulla 7, all'interno del programma L'Ingrediente Perfetto, in onda un servizio sul fico d'India. Intervento in Contrada Rinazze a Biancavilla del dottor Salvatore Rapisarda, presidente del consorzio Euragrumi. Trasmesse anche immagini della nostra emittente. Buonasera e bentrovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Ciak Telesud della sera. Carabinieri di Via Grande hanno denunciato 5 persone di ACI Buonaccorsi per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra loro un 58enne già condannato perché affiliato al clan dei Laudani e attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Denunciato anche un 76enne già titolare di pensione di invalidità che ha falsificato il proprio stato di famiglia, dove risulta anagraficamente convivente con altre 5 persone, dichiarando di essere l'unico componente del nucleo familiare. Esposto anche per 2 donne, madre e figlia di 80 e 56 anni, residenti nello stesso appartamento, che hanno invece dichiarato di abitarvi da sole, ottenendo ciascuna l'indennità. Denunciata infine anche una 30enne, residente anagraficamente in un nucleo familiare composto da 12 persone. Nell'autocertificazione ne riportava solo 5, lei e i figli minorenni, omettendo di indicare gli altri 7 componenti e tutto ciò per ottenere il reddito di cittadinanza. E veniamo al bollettino coronavirus. 1.648 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 90.000 i tamponi, in Sicilia 163 i nuovi casi e un decesso. I dettagli nel servizio di Davide D'Amico. 1.648 nuovi casi di coronavirus oggi in Italia, tra positivi, guariti e decessi, al netto di oltre 90.000 tamponi processati, 40.000 in più di ieri. La buona notizia di oggi riguarda il numero cospicuo di guariti nelle ultime 24 ore, 1.316 soggetti che hanno sconfitto l'infezione, con il totale che sale a 226.506. 24 i decessi, 8 in più di ieri, mentre gli attuali positivi, cioè i nuovi malati, sono aumentati di 307 unità e adesso sono in tutto 50.630.
30. Di questi, 47.311 sono gli asintomatici in isolamento domiciliare, mentre i pazienti ricoverati in ospedali in regime ordinario fanno registrare un più 71 per un totale di 3.048. Reggono le terapie intensive, l'aumento molto contenuto è stato di 7 posti letto per un totale di 271 malati gravi colpiti dall'infezione. In Sicilia c'è un decesso a causa del Covid, con il totale delle persone morte con e per coronavirus che sale nell'isola a 310, 163 nuovi casi al netto di oltre 6.000 tamponi, ma oggi in Sicilia si registrano 118 nuovi guariti. Questo significa che gli attuali positivi sono aumentati di 44 unità per un totale di 2.787. I ricoverati in regime ordinario scendono da 294 a 293, ma aumentano di un'unità i ricoverati in terapia intensiva, che passano da 15 a 16. Dei 163 nuovi casi giornalieri, due riguardano i migranti nell'hotspot di Lampedusa, mentre i casi registrati nella provincia di Catania sono stati 24. E restiamo in argomento sul fronte scuola. In relazione all'emergenza Covid-19, attraverso una circolare dell'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, è stata fatta chiarezza in merito alle mascherine. All'interno dell'aula va indossata solo se in movimento e si potranno usare anche quelle di stoffa. I dettagli ce li racconta Sara Cavallaro. In relazione all'emergenza coronavirus, così come ribadito dall'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla attraverso una nuova circolare, l'obbligo di indossare le mascherine nelle scuole dell'isola rimane circoscritto agli spazi comuni extra aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore ad un metro e all'interno dell'aula solo se in movimento, così come regolamentato anche in precedenza dalle linee guida ministeriali e regionali vigenti. Precisazioni queste rivelatesi indispensabili al fine di fare chiarezza e mettere a tacere le tante, troppe notizie contrastanti tra loro diffuse nei giorni scorsi. Notizie, così come riportato nella circolare, relative a disposizioni impartite da alcune istituzioni scolastiche volte ad obbligare gli studenti all'uso esclusivo delle mascherine chirurgiche durante le ore di lezione. Importante novità comunicata attraverso questa nuova circolare, inoltre, riguarda la possibilità di utilizzo, oltre alle mascherine chirurgiche da tenere nella diretta disponibilità degli istituti scolastici, anche delle mascherine cosiddette di comunità, anche di stoffa e realizzate individualmente con materiale lavabile e riciclabile, purché siano le famiglie a prendersi cura delle necessarie e regolari operazioni di pulizia ed igienizzazione delle stesse. Infine, così come si legge sempre nella circolare, l'uso di queste mascherine potrà essere concesso agli studenti con particolare riferimento ai minori delle scuole primarie, soprattutto in virtù della possibile personalizzazione del dispositivo, ad esempio attraverso l'uso di tonalità cromatiche in grado di promuovere nei bambini un'interpretazione ludica dell'adozione della mascherina. E ancora a scuola, vandali all'ex quarto circolo didattico di Viale Kennedy. Chi ha agito ha dato fuoco all'interno dell'immobile, per fortuna senza gravi conseguenze. Mary Sottile. La scuola riapre i battenti ed eccoli i vandali ripresentarsi puntuali per seminare distruzione, gravando su una situazione già di per sé difficile a causa delle misure introdotte nei singoli istituti scolastici a causa della Covid-19. Questa volta l'azione vandalica è scattata all'ex quarto circolo didattico di Viale Kennedy. I teppisti sono entrati in azione nel tardo pomeriggio, poco prima delle ore 19. Un denso fumo si è sprigionato dal terzo livello della struttura scolastica, con un odore acre che ha investito le abitazioni dell'area circostante la scuola. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, allertati dai residenti della zona. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Vigliacca l'azione dei vandali che hanno appiccato il fuoco dopo aver ammassato libri, quaderni, banchi e altro materiale scolastico, decidendo di agire tra il terzo e il quarto livello della scuola, chiusa da qualche anno in attesa degli interventi di ristrutturazione e recupero. Appiccate le fiamme, quasi immediato si è sprigionato un fumo denso e nero che ha annerito le finestre della struttura scolastica del terzo livello, laddove ha sede il teatro della scuola. Un duro colpo per l'ex quarto circolo, oggi plesso dell'Istituto Comprensivo Don Milani, che non ha fermato l'attività scolastica proseguita regolarmente. E sull'argomento il sindaco Nino Naso è intervenuto ieri insieme all'assessore Luigi Gulisano e al dirigente scolastico Carmelo Santagati, evidenzia
Stanno capitando troppi fatti strani, si colpisce una scuola così come è accaduto qualche tempo fa al palazzetto dello sport e alla piscina. È un grave atto doloso, questo è avvenuto all'ex quarto circolo in una parte della scuola chiusa e non attiva. Stiamo aspettando la relazione dei vigili del fuoco, continua il sindaco Nino Naso per avere maggior chiarezza. Vigili del fuoco che ringrazio per il pronto intervento che ha evitato danni peggiori e ben più gravi all'immobile. E adesso cambiamo argomento. Dopo l'interrogazione presentata all'ARS dal Movimento 5 Stelle sull'ESA di Paternò, sulla vicenda torna a parlare Sante Chinnici, ex presidente dell'associazione San Biagio, in prima linea per il recupero dell'area. Ce ne parla Alessandro Paternò. A Paternò si torna a parlare di ESA. La scorsa settimana, infatti, il Movimento 5 Stelle ha avanzato, su richiesta dei rappresentanti territoriali, un'interrogazione presso l'Assemblea regionale siciliana. Sull'argomento oggi è voluto tornare Sante Chinnici, ex presidente dell'associazione San Biagio, da sempre impegnata per cercare di ottenere la fruibilità di quell'ampia area, da decenni completamente abbandonata. Siamo sempre più convinti che affidare quest'area a privati sarebbe un suicidio per il quartiere. È fondamentale che quest'area diventi di proprietà pubblica e usufruita da tutta la popolazione. È inutile che vi sto qui a elencare tutti i motivi per cui quest'area deve diventare pubblica. Facilità maggiore di circolazione, non verrebbe essere congestionata la vita nel quartiere, si svilupperebbe la possibilità di nuovi negozi e nuove attività commerciali che troverebbero nella piazza il loro sfogo naturale. Possibilità di aggregazione, non dimentichiamoci che la piazza è un motivo di aggregazione fondamentale, quindi per creare eventi periodici, il mercatino settimanale che in questa zona non si può fare perché non ci sono aree adatte, un piccolo spazio giochi per bambini. E da qui potremmo continuare per minuti a elencare i motivi validi per evitare che questa zona rimanga in mano a privati che farebbero soltanto il solito palazzo bruttissimo. Grazie. Non di meno vorrei ricordare il tema della sicurezza legato cioè alla possibilità di avere una valvola di sfogo in caso di calamità naturale. Sì, in caso di calamità naturale non c'è un punto di aggregazione. Le persone che dovessero scappare in caso di terremoto dovrebbero arrivare alla villa comunale, ben distante da qui. Non dimentichiamoci che a pochi metri, a non più di 20 metri, c'è una scuola. E quindi il naturale rifugio in caso di calamità naturale sarebbe proprio una realtà come questa alle nostre spalle di bene pubblico. Nel frattempo i ruderi dell'ESA continuano a rimanere lì, immobili e inutili. Chissà se qualche cambiamento arriverà con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, nominato appena 27 giorni fa, precisamente lo scorso 2 settembre, dal presidente Musumeci, dopo che, come si legge dallo stesso decreto, il vecchio CDA, insediatosi nel 2017, è stato dichiarato decaduto per la mancata adozione dei rendiconti generali nei termini di legge. Il GIP di Catania, Pietro Currò, accogliendo la richiesta del PM Andrea Norzi, ha disposto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo a carico di un giovane ricercatore dell'Università Etnea che il 19 settembre del 2019 dimenticò per 5 ore in auto il proprio figlioletto di 2 anni, causandone la morte nel parcheggio del Policlinico. La notizia è riportata dal sito Live Sicilia. Alla luce delle risultanze investigative, scrive il GIP nel decreto, non sono emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio in relazione al reato ipotizzato per difetto della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in conseguenza di blackout amnesico o amnesia dissociativa transitoria o corsa. Sottolinea il giudice, in un contesto caratterizzato da un agito rutinario da parte di un soggetto descritto dalla compagna, dai familiari e dai colleghi di lavoro come un padre attento e premuroso. Adesso ci fermiamo, restate con noi, torniamo subito dopo lo stacco pubblicitario. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano.
I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto. Scegli Ener Green Power. In questo periodo da Ener Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW, 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Ener Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Bentrovati per la seconda parte del nostro notiziario. La mostra Monumenti Musica a Paternò lo scorso fine settimana presso il Castello di Paternò. Foto, incisioni, strumenti musicali per un evento dal sapore tutto medievale. Sentiamo. Organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Paternò, l'Associazione Musicale Culturale Coro Polifonico Sturm und Drang e il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, si è tenuta a Paternò gli scorsi sabato e domenica 26 e 27 settembre presso il Castello Normanno della città la mostra di disegni, incisioni, fotografie e strumenti musicali medievali di Roberto Fabio Coniglio. L'evento culturale, intitolato Monumenti in Musica, che a Paternò è già alla sua quarta edizione, era già stato in mostra a metà settembre all'interno del Chiostro dei Minoriti di Catania e ancora si prevedono ulteriori repliche a Taormina e Siracusa. Uno spettacolo, come affermato dal professore Coniglio, la cui collocazione ha inteso essere un tentativo per risvegliare l'interesse verso il castello, ha attirato, grazie all'eco sui social, anche numerosi visitatori stranieri. Quest'anno aggiunte anche alcune copie della Madonna Nera, tardo bizantina conservata presso la chiesa di Santa Maria dell'Alto, una riproduzione di un'icona di Santa Barbara e un'icona del Cristo Pantocrator di Palermo. Al secondo piano, nella sala del Parlamento, le sue opere fotografiche e le incisioni. Protagonista la figura femminile intesa come musa ispiratrice e scorci paesaggistici siciliani, oltre ai numerosi esempi di strumenti musicali medievali alla cui costruzione l'artista si dedica ormai con passione da oltre 10 anni. E propongo delle opere grafiche di disegni, incisioni, fotografie e poi da un po' di tempo quindi ho iniziato anche questa attività, questa passione di intagliare il legno e di realizzare questi strumenti medievali. Sì, contento, soddisfatto, ringrazio l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Nino Naso e la dottoressa del settore alla cultura Lucia Longo e anche il polo museale di Catania della Valle dell'Aci. Questa mia mostra, mi chiedono a volte se io vendo questi lavori, però ci tengo a tenerli perché la vedo itinerante, siamo stati già a Catania, dobbiamo arrivare a Natale se tempo permettendo, le situazioni di questo virus se ce la permetteranno, e Taormina farà tappa Taormina e Siracusa. Questo è il quarto anno, c'è stata un'edizione dei vincoli, l'abbiamo realizzata all'esterno, sì, questa è la quarta edizione all'interno del prestigioso maniero di Paternò. Abbiamo questo reportage, infatti ringrazio anche le mie modelle, siamo stati un po' in giro per tutta la Sicilia, una ricerca che porto avanti pure questa da anni. Sì, abbiamo da Palermo la parte della Zisa, abbiamo inquadrato la Marina, Marsala, le saline, quindi con i suoi mulini, poi siamo arrivati alle parti di Acireale, il Catanese, quindi poi ci siamo spostati e poi verso l'interno pure. Adrano, quindi sono molto patito, molto appassionato a questa località, eppure che bisognerebbe anche un po' valorizzare il ponte dei Saraceni, e poi il ponte romano qui, i resti che troviamo a Paternò, i resti ruderi del ponte romano sul fiume Simeto. Ringrazio tutti i partecipanti, tutti coloro che mi hanno aiutato, i miei familiari, i miei amici, le mie colleghe e principalmente abbiamo detto le mie modelle. Quindi vi aspetto alla prossima tappa, quindi il tour continua a Natale, quindi saremo a Taormina e Siracusa.
E adesso una pagina di cronaca giudiziaria. Vanno verso il rinvio a giudizio i consiglieri comunali Adraniti, Federico Floresta e Maria Grazia Ingrassia per la presunta compravendita di voti alle amministrative del 2018. Oggi si è svolta l'udienza preliminare, domani sarà reso noto il provvedimento. Il servizio. Il provvedimento sarà depositato domani in cancelleria, ma da quanto filtra è altamente probabile che ci sia un decreto che disponga il rinvio a giudizio per i consiglieri comunali di Adrano, Federico Floresta e Maria Grazia Ingrassia, con loro anche gli altri 12 imputati. Potrebbe arrivare uno scossone giudiziario nel consiglio comunale di Adrano. La vicenda nota riguarda la presunta compravendita di voti alle scorse elezioni amministrative di Adrano del 2018, dove due consiglieri comunali vennero poi eletti nella lista Adrano Attiva. Questa mattina a Catania si è svolta l'udienza preliminare in cui il GUP Marina Rizza doveva decidere se rinviare a giudizio gli imputati o il non luogo a procedere. Il provvedimento è stato emesso dopo l'udienza e domani sarà resa nota la decisione, ma da fonti giudiziarie filtra la notizia che due consiglieri comunali e con loro gli altri 12 indagati, tra cui il marito della consigliera Ingrassia, Antonino Furnari, sono stati rinviati a giudizio. Il reato a cui dovranno rispondere i consiglieri comunali Floresta, Ingrassia e il marito di quest'ultima, Furnari, è quello di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. L'udienza preliminare era stata programmata per lo scorso mese di gennaio, ma fu rinviata per un difetto di notifica il 5 maggio. Poi l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha allungato ulteriormente i tempi. Secondo l'accusa, Federico Floresta, Maria Grazia Ingrassia e Antonino Furnari si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti di corruzione elettorale e mercimonio del voto. Creavano e gestivano una rete di soggetti che in cambio di somme di denaro avrebbero dovuto agire sul territorio per procacciare voti in favore dei due candidati consiglieri. Nella conclusione delle indagini si leggeva inoltre che agli elettori offrivano, comunque promettevano, somme di denaro di importo tra i 25 e 50 euro ad elettore ed altre utilità, tra cui delle pizze. Si parla anche di normografi consegnati agli elettori per facilitare la scrittura. Alle altre persone coinvolte nell'inchiesta viene contestato il fatto di aver ricevuto somme di denaro o altre utilità al fine di dare il proprio voto. Il comune di Adrano si costituirà parte civile. E restiamo ad Adrano. Un edificio abusivo è stato demolito questa mattina in Contrada Pecorelle ad Adrano, su ordine della Procura Distrettuale di Catania, a seguito di una sentenza di condanna irrevocabile emessa nel 1997. Colto da un malore, il proprietario dell'immobile trasportato d'urgenza in ospedale. Vediamo. Ad Adrano è stato raso al suolo questa mattina un altro edificio costruito abusivamente. La demolizione è stata disposta dalla Procura Distrettuale di Catania a seguito di una sentenza di condanna irrevocabile emessa nel 1997. Le ruspe sono entrate in azione in Contrada Pecorelle, alla periferia di Adrano, in frantumi un fabbricato in cemento armato ad una elevazione fuori terra, completo di muri perimetrali in blocchi di cemento e con una platea in cemento armato. L'abuso edilizio era stato accertato nel 1995. Il fabbricato è stato realizzato in totale assenza di concessione edilizia e in violazione delle norme sismiche e di quelle relative alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio. Dopo lo sgombero dei locali, l'edificio è stato abbattuto alla presenza delle forze dell'ordine, ma anche dei proprietari dell'immobile. C'è da dire che subito dopo l'inizio delle operazioni di abbattimento si sono registrati momenti di apprensione, perché il proprietario dell'edificio è stato colto da malore. L'uomo, un sessantenne, si è accasciato a terra ed ha perso conoscenza. Sul posto è poi giunta un'ambulanza del 118. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Biancavilla. Gli accertamenti necessari affinché si potesse giungere alla demolizione di oggi sono stati coordinati dagli uomini della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Catania e dal Corpo Forestale della Regione Siciliana. I costi della demolizione, eseguita da una ditta confiscata alla criminalità organizzata, saranno addebitati all'autore dell'abuso edilizio. I carabinieri della stazione di Randazzo hanno arrestato un 36enne di Paternò incensurato perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I militari stavano effettuando un posto di controllo sulla strada statale 116 nel territorio del comune di Randazzo quando hanno imposto l'alt ad un autocarro condotto dall'uomo, il quale sin da subito ha evidenziato un comportamento abbastanza nervoso che li ha insospettiti. Hanno così sottoposto il veicolo ad una perquisizione che ha dato i suoi frutti in quanto, occultato sotto il pianale del lato passeggero, sono stati rinvenuti 3 involucri contenenti complessivamente 560 grammi di marijuana. L'uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre proprietario del veicolo in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Domenica scorsa sulla 7, all'interno del programma L'Ingrediente Perfetto, in onda un servizio sul fico d'India. Intervento in contrada Rinazze a Biancavilla del dottor Salvatore Rapisarda, presidente del consorzio Euroagrumi. Trasmesse anche immagini della nostra emittente. Vediamo. La pianta di fico d'India è un simbolo della Sicilia perché è la regione dove meglio si è adattata nel mondo dopo che è stata portata via dal Messico da Cristoforo Colombo tornando dalle Americhe e per la verità avrebbe dovuto chiamarsi fico d'America più che fico d'India. Semplicemente l'errore di aver pensato di avere scoperto le Indie ha portato anche a questa denominazione sbagliata. Questa pianta in Sicilia adesso occupa una superficie di quasi 10.000 ettari, di cui una grande parte di questi ettari sull'Etna. E l'Etna è il territorio che ha dato per primo a questa pianta una denominazione di origine protetta, il fico d'India dell'Etna DOP. Qui il fico d'India viene croccante, viene più zuccherino e viene di un colore estremamente brillante e straordinario. Abbiamo 3 varietà di fico d'India in Sicilia che sono il bianco, il giallo e il rosso. Diciamo che quello più conosciuto, quello più diffuso è il giallo. Quello che i consumatori cercano un po' di più è il rosso per il colore vivace, ma il bianco è una varietà estremamente delicata che il buon gustaio cerca più rispetto alle altre varietà ed erroneamente qualcuno pensava che fosse il fico d'India giallo-rosso non perfettamente maturo. Le produzioni di questa pianta in Sicilia si dividono in 2 grandi produzioni. La produzione primo fiore, che inizia ad agosto e finisce a settembre, e la produzione del bastardone. Bastardone perché si chiama così? Perché è una fioritura assolutamente naturale, ma indotta dall'uomo. Questa produzione è più pregiata perché viene di calibro più grosso, in quanto inizia con la stagione delle piogge. L'altro aspetto importante per cui da un punto di vista ambientale è di straordinaria portata è che questa pianta anche di notte emette ossigeno e assorbe anidride carbonica. Per questa valenza ambientale nei territori desertici, difficili, come rappresentato purtroppo dai territori anche della Sicilia a rischio desertificazione, questa pianta rappresenta uno strumento di valorizzazione di questi terreni e fa diventare questo terreno roccioso un terreno fertilissimo. Ecco perché la Sicilia è profondamente grata a questa pianta ed ecco perché questa pianta è l'ingrediente perfetto per ogni ricetta, perché è un ingrediente che quando si sceglie, oltre alla sua straordinaria salubrità e sapore, quando lo scegliamo, diamo una mano al pianeta. E infine in chiusura striscioni con la scritta Leghisti not welcome sono stati esposti davanti a ingressi dell'aeroporto di Catania. A rivendicarne la realizzazione è la rete Mai con Salvini che annuncia la preparazione di 3 giorni di contestazione dal 1 al 3 ottobre prossimi in concomitanza delle iniziative promosse dalla Lega a sostegno del loro leader che sabato dovrà apparire davanti al
GUP per l'udienza preliminare per il sequestro di persona aggravato per lo sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. Sono previsti flash mob, incontri e manifestazioni contro il leader della Lega Salvini, con manifestanti previsti in arrivo da gran parte della Sicilia. Pur di riempire le piazze siciliane, Matteo Salvini chiama a raccolta i leghisti da tutta Italia, ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono proprio loro, lo afferma Sara, lavoratrice precaria e attiva nella costruzione della rete, in una nota diffusa da Mai con Salvini. Questa era l'ultima delle notizie per questa sera, grazie per l'ascolto, l'appuntamento e alla prossima edizione.